Ben ritrovati, amici tifosi del grande calcio. Ragazzi, in questo caso, ovviamente per tutti gli amanti del mondo targato Serie B, per gli amanti del campionato cadetto. Il quinto appuntamento sul mio canale per quanto riguarda la ventesima giornata di campionato, la prima giornata del girone di ritorno. Vi avevo promesso il ritorno della Serie B sul mio canale e dopo i primi quattro appuntamenti tra venerdì sera e sabato pomeriggio, in questo caso parliamo di una delle tre sfide che si sono disputate in questo tardo pomeriggio a partire dalle ore 16 e un quarto. La prima partita di cui andiamo a parlare è quella che si è disputata al Pierluigi Penso di Venezia, perché dopo gli 8 gol in cui abbiamo assistito venerdì sera al Nicola Ceravolo tra il Catanzaro di Vincenzo Vivarini e il Lecco di Emiliano Bonazzoli. 8 gol, tanto spettacolo, tante emozioni anche al Pierluigi Penso tra il Venezia di Paolo Vanoli. Parliamo della seconda forza del campionato, di una squadra che all'interno del 2023, dopo aver concluso il 2022 in zona retrocessione, quasi all'ultimo posto in classifica, l'arrivo sulla panchina lagunare di Paolo Vanoli è un 2023 da grande protagonista all'interno del mondo targato Serie B, con la risalita in classifica, la conquista di un posto playoff e il sogno playoff terminato alla Sardegna Arena contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Un grande inizio di stagione, un Venezia che è subito dietro alla capolista, la Parma di Fabio Pecchia, che ha rallentato però nella prima del 2024 e ancora una volta non è riuscito a sfatare un mito ormai, perché il Parma non vince la prima all'interno dell'anno solare in Serie B addirittura dal 1980. Quindi prosegue questo mito sfavorevole per la formazione ducale, Parma che rallenta, Venezia invece che sfrutta al meglio l'occasione e a questo punto accorcia a 4 distanze dal primato assoluto. Ma il dato più eloquente è quello che risponde presente alle vittorie di Como e Cittadella e anche delle altre inseguitrici. Quindi parliamo della Cremonese che ha vinto a fatica allo Zini contro il Cosenza grazie al gol nella parte conclusiva del match siglato da Antof, ma soprattutto anche del Catanzaro che ha ritrovato il successo venerdì sera dopo 3 sconfitte consecutive. Dall'altra parte parliamo della Sampdoria di Andrea Pirlo, che cade per la nona volta in questa stagione. È una sconfitta pesantissima per la formazione blucerchiata, che era riuscita a rientrare in un match molto complicata anche a causa della scellerata performance di Leonardo Benedetti. In primis, grande impatto perché è lui ad impattare alla mezz'ora dopo il gol del vantaggio segnato da Joel Poyampalo, ma tra il 42esimo e il 44esimo perde letteralmente la testa l'ex centrocampista del Bari, che realizza quest'oggi il primo gol con la maglia blu cerchiata, vestita da prima nelle giovanili e poi le esperienze
Alla Vispesaro, all'Imolese, lo scorso anno, grande protagonista del Bari, della cavalcata pugliese che poi è terminata con il gol di Pavoletti, praticamente allo scadere nella finale playoff di ritorno. Ragazzi, una Sampdoria che dopo essersi rialzata tra novembre e dicembre, collezionando la bellezza di 6 vittorie nelle ultime 11 giornate, nelle ultime 3 gare, invece, 2 sconfitte. Un pareggio e 2 sconfitte, quindi 3 gare senza vittorie. E in questo momento a metà classifica, perché la formazione blucerchiata dista 5 punti da Modena e Brescia, quindi dalla zona playoff, ma deve guardarsi le spalle perché la zona playout dista solamente 3 lunghezze, quindi una stagione davvero molto complicata per la formazione blucerchiata di Andrea Pirlo. E dopo la vittoria in rimonta lo scorso 30 agosto, nella terza giornata del girone d'andata, con i gol di Gyökeres e Tesman in 13 minuti a ribaltare il vantaggio iniziale blucerchiato firmato da Pedrola. Quest'oggi invece è una vera e propria prova di forza per la formazione lagunare. Un grande impatto al match, Venezia che si porta in vantaggio dopo una bella combinazione tra Candela e Lella, il cross teso, rimpallato l'inserimento di Pierini e poi un cross basso delizioso, l'ex Spezia e Sassuolo, per la girata di tacco, il tocco magico di Joel Poyampalo, che ritrova un gol ormai perduto davanti ai propri tifosi, che mancava addirittura dal 10 novembre, dal gol realizzato contro il Catanzaro proprio al Pierluigi. Pensa, un pomeriggio da incorniciare per l'attaccante finlandese, tanto amato dai propri beniamini, dai propri tifosi. E in un colpo solo arriva il sesto, il settimo, l'ottavo centro in questa stagione. 7 degli 8 gol sono stati realizzati proprio qui al Pierluigi, penso. Il tocco di Joel Poyampalo, un Venezia e propositivo che va alla ricerca anche del gol del raddoppio, ma al 30esimo, su una palla maldestra persa in uscita da Candela, ne scaturisce l'azione che porterà poi al tocco vincente di Leonardo Benedetti sull'assist di Yepes. È tutto pari alla mezz'ora, ma passano davvero pochissimi giri d'orologio e c'è la prima situazione scellerata in casa blucerchiata, un'entrataccia da parte di Ricci e su Jonsen. Per il signor Dionisi non ci sono dubbi, calcio di rigore per il Venezia, che si riporta avanti con la trasformazione perfetta di forza senza paura di Joel Poyampalo, quindi doppietta in 35 minuti, anche meno se consideriamo che il gol del vantaggio era arrivato al 17esimo. È doppietta davvero in pochissimi minuti per Joel Poyampalo. L'intervento scellerato, prima l'ha trattenuto su Busio, poi l'intervento scellerato su Zampano, doppio giallo in appena 2 minuti per Benedetti. Sampdoria che chiude il primo tempo con tante recriminazioni, perché sotto di un gol, sotto di un uomo per l'espulsione di Benedetti, la ripresa comunque rimane con il solito con il solito comunque rullio di marcia, con una Venezia pimpante, la ricerca della trace, della sicurezza, che arriverà successivamente al 59esimo con il cross teso da parte di Ellerson, l'accelerata di Ellerson entrato al posto di Lella, e l'apertura per Jonsen, cross teso a centro area per il colpo di testa, ancora indovinati di chi? Di Joel Poyampalo. Quindi
All'incirca all'ora di gioco e Triplett si porterà a casa il pallone l'attaccante finlandese ex Bayer Leverkusen. Ma da lì in poi la partita cambierà ancora una volta. Gran bel pallone da parte di Ricci per la sventagliata e l'apertura di Ricci per De Paoli. Sventagliata di prima intenzione e pallonetto vincente, un destro magico per Manuel De Luca, per l'ex attaccante di Perugia. E Chievo Verona si tratta del secondo gol in campionato. 3-2 al minuto numero 65, colpisce un palo clamoroso con il sinistro, sarebbe stato anche il più debole di Zampano, dopo una cross da parte di e Ellerson non ci pensa due volte. Zampano al 70esimo, palo pieno a Stankovic battuto. Dall'altra parte, però, lancio di Ricci più o meno da centrocampo, buca clamorosamente a difesa lagunare, buca l'uscita anche Joronen. E ci pensa il colpo di testa di Fabio De Paoli, quarto gol in campionato per un difensore che si è trasformato. Centrocampista avanzato in questa stagione lo ha veramente cambiato. Fisionomia, Andrea Pirlo 3-3 al minuto numero 71. Passano pochissimi istanti, la Venezia ci crede. Ancora devastante Johnsen, pallone in mezzo, colpo di testa di Busio. Ragazzi, super miracolo di Stankovic. Il pallone rimane però in area, nel cuore dell'area arancio nero verde, e ci pensa l'ex Kansas City a realizzare il terzo gol in campionato, pesantissimo perché vale il nuovo vantaggio per la formazione di Paolo Vanoli, che poi dopo pochi istanti al minuto numero 77 firmerà anche il pokerissimo con l'accelerata di Zampano. Il cross, il passaggio verso il destro a ricercare il poker, Joel Poyampalo, la respinta corta da parte di Ghilardi e arriverà con una sinistra in controbalzo Ellerson per il 5-3. Sfiora addirittura il punteggio tennistico il Venezia con i tentativi prima di Ellerson e poi di Tessman, ma è una Venezia che incanta davanti agli oltre 9.000 tifosi. È una Venezia che punta dritto verso il sogno, l'obiettivo chiamato Serie A. Ragazzi, io ovviamente vi ringrazio per l'attenzione e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video.